la tua paura? Cosa vorresti chiedere ai professori? Delle verifiche dei temi che ho paura che vadano male. E... se le verifiche sì. saranno complicate sì, o sì. come si svolgeranno? Sentiamo la prof Alessandra. Allora, una domanda, e quando le dà la maestra Pia non hai paura? Quando ti fa le verifiche la Pia non hai paura? Sì. Sì, sì. Perché poi credo che siano anche belle toste le verifiche di maestra Pia. Sì. Però cerco sempre di studiare al massimo. E allora sei sulla strada buona. Stai attento Leonardo, in prima, quando sei arrivato. Ciao Marco. Ho capito Leonardo, scusatemi, Gianmarco. Ah ecco, ciao Leonardo. Gianmarco, scusami. In prima, sapevi tutte le cose che sai oggi? No. Però con calma le hai imparate. E sarà la stessa cosa. Siccome il prossimo anno sei un po' più grande, vedrai che ce la fai. Chiediamo a lei. Che lei è in prima. Sono io. Sono uguali le verifiche, non è difficile. Ecco, quante pagine ci sono studiate? Ha chiesto quante pagine? Quante pagine? Boh, anche due a volte. Due! Beh, a volte dicono così. Non ho paura della quantità. Vabbè, ho capito. Ma stiamo parlando di verifiche di italiano? Di, vabbè. O storia? In generale, di solito su un capitolo si fa la verifica. E un capitolo quante pagine potrebbe essere? Dipende dalla però sì. Però un capitolo in quante volte lo facciamo? Un giorno? No, più lezioni. Allora tu ti studi 2-3 paginette, la volta dopo 2-3 paginette, la volta dopo 2-3 paginette. Quando le hai messe tutte insieme si va a vedere, d'accordo? C'è la signorina? Tu chiami? Alice. Quante ore avremo di scuola? In tutto? Sì. Complessivamente sono 30 ore alla settimana. Mm-hmm. Quindi, adesso ne sono 6 ore al giorno. Quindi ogni giorno voi finirete all'una e mezza. Dalle 8 all'una e mezza. 6 ore consecutive. Sì. Poi chi vuole si può fermare anche al pomeriggio. Ma chi vuole non è obbligatorio. Chi vuole si ferma al cosiddetto tempo prolungato. Un pomeriggio alla settimana sarà obbligatorio per tutti, ma con orario diverso di volta in volta. Quindi ci sarà, non so, delle settimane in cui fai matematica, delle settimane in cui fai arte, in cui fai, non so, tecnologia, tutte le varie materie. Quindi il pomeriggio è un dopo scuola? No, questo è proprio lezione, perché dobbiamo arrivare al monte oro totale di previsto dal ministero. Il resto sì, è per fare i compiti, però quello per i compiti è facoltativo. Okay. E fate i compiti. È un vantaggio. È un vantaggio, sì. Ma quanto bisogna studiare al giorno? Questo lo chiediamo alle esperte. Allora dipende, magari se finisci, di tu che ne so, quello che fai di un solito. Capitolo, magari che ne so, a scuola hai iniziato un capitolo nuovo, magari a casa ti rivedi quelle cose là, così la volta dopo sei più avvantaggiata, non hai tutto da studiare, insomma. Sì, no, ma in senso tu quante ore? Quante ore? Cioè, dipende da quanto ti applichi. Lei fa il tempo prolungato, sì. Quindi lei i compiti li finisce quasi tutti. Sì, li faccio quasi tutti a scuola comunque. E dipende anche magari se tu stai là, che ne so, 2 ore a non fare niente, cioè ci vuole tutto il giorno perché studi. Se uno invece magari quando fa, cioè, ci vuole, dipende da... Riesci a fare sport, per esempio, o altre cose? Mm-hmm. Sì, faccio basket, faccio 3 allenamenti alla settimana più le partite. E comunque facendo anche il tempo prolungato a scuola mi trovo meglio perché ho meno compiti da fare a casa, e cioè a casa studio e basta, insomma. Naturalmente dipende anche da quanto si sta attenti a scuola, no? Sì. Lei mi sta molto attenta. Vado. Ma qualcuno delle maestre di prima media dà voti in lettere? Cosa vuol dire voti in lettere? Voti in lettere, tipo a più... è Giulio! Adesso riconosco! Giulio tante volte. Ridimmi bene cosa intendi per voti in lettere. Tipo a più, b meno. No, non si può. Lo decide il ministero come sono i voti, non noi. 100 su 100.
I voti sono in decimi, tranne religione. Tranne religione. In quanto sono quelle per religione? Quali sono? Buono, distinto, buono, ottimo, sì, così. Ma solo religione. Ma ti tocca? I voti sono come qua, 10, 9, 8, 7, 6. Basta, 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 basta. Da chi vado? Aspetta, 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 perché non si è sentito, ripeti. Potete mettere anche un 3 a volte. Qual è il voto più basso? Facciamo rispondere a loro? Sì. Voi l'avete mai preso? No. No, però... Sì, si può. Sì. Succede. Si può. Sì, bianco. Sì, più basso di 3, si può? No. Tranquillo. Però per prendere il 3 cosa bisogna fare? Nome e cognome, basta. Nome e cognome. Da chi vado? Arrivo. Ma ti chiamano per il cognome? No. Lo chiamano prof, qualche volta maestra, qualche volta perfino mamma. No, gli studenti. No, gli studenti li chiamano. Ah, noi se li chiamiamo. Io di solito sì, però qualche volta anche per cognome, dipende. Se abbiamo due con lo stesso nome, chiamiamo col cognome. Ok. No? Chi vuole fare domande? Arrivo. Che siano diverse naturalmente da quelle già fatte. Le interrogazioni si svolgeranno al posto oppure vicino alla cattedra? Allora, di solito vicino alla cattedra, confermi? Io però li faccio uscire con la sedia. Sì. Io no, perché così fanno anche ginnastica. Chiediamo alle studentesse, c'è qualcuno che interroga dal posto? No, non mi pare. Di solito andiamo sempre alla cattedra. Sì. O al limite qualche domanda così, sì, ma non esatto. Proprio. Sì, sì, infatti. Come ti chiami tu che non mi ricordo? Giorgio. Ma quanto tempo abbiamo per le verifiche? Questo dipende dalla verifica. A volte chiediamo a loro. Le verifiche chiede quanto tempo? Dipende, no? Dipende, a volte. Dipende anche da su quanto era il capitolo. Magari fai un capitolo abbastanza lungo e tutte e due le ore. Se era, che ne so, qual è la pagine. Verifica più corta che ti è capitata? Allora, ci penso un attimo. Allora, sarà stato in grammatica, forse può essere. Quando l'abbiamo fatta tipo quelle corte che fai sull'articolo per quindi vedere cosa più hai o meno quanto tempo? 40 minuti, cioè era comunque breve comunque. Cioè. E la più lunga? Più lunga, penso. Ne ho fatta, sì, matematica, anche tecnologia, erano tipo 4 fogli, una roba così. Sì, sì, ma lei ha chiesto tempo. Ah, tempo tutte e due le ore. Due ore? Sì, sì. E in quelle due ore bisogna lavorare. Certo. Perché loro tante volte ancora non riescono a concludere. No. Questa... Anche perché noi insegniamo solo quella materia e quindi abbiamo quelle ore. Quando esco io entra un altro insegnante, non è che in questo caso voi avete la maestra che vi fa più materie e può dirvi beh per oggi non facciamo geometria perché finiamo il tema, può essere, noi non possiamo. Il tema? Io posso anche dire lo finite la prossima volta, lo finite di copiare, anche se do parecchio tempo, perché sono 3 ore che di solito diventano anche 4. Il tema, però, dove dovete finire? Ma se c'è verifica di geografia, come diceva la prof, quando scadono le 2 ore io devo uscire dalla classe, quindi non posso lasciarvi la verifica, dovete darmela, se non è finita, quello è il voto. Cioè il voto in base a quello che avete scritto. Quello che non è stato fatto in tempo viene valutato come se fosse un errore. Sì, cioè il punteggio è a punteggio, quindi si scala. Sì. Ah, basta. E allora c'era un altro con la mano alzata. Sì, qua erano con la manina alzata. Sparito? Maila. Aspetta che arrivo. Alcune volte il tempo per i temi può cambiare, cioè può essere meno tempo, più tempo. No.
È sempre tanto, tranquillo. È sempre tanto. Ma quante ore per materia avremo? Allora, cambia da materia a materia. Ah. Allora, posso dirti intanto, di matematica e scienza abbiamo 4 ore per la matematica, cioè 2 di geometria e 2 di aritmetica e 2 di scienze. Italiano? Sono 6 di italiano, 2 di storia, 2 di geografia. Poi sono 3 di inglese, giusto? Sì. 2 di spagnolo. 2 di musica. 2 di musica, 2 di arte. Tecnologia, 2. 2 sempre. E 1 di medicina. E 2 di educazione fisica. Sì, e 2 di educazione fisica. Ho dimenticato materie? No. No. Tecnologia cosa fate? Li portate a lavorare con il computer? Tecnologia la fanno col professor Mario, sì, fanno in parte disegno tecnico, in parte fanno tecnologia dei materiali, i metalli, i materiali da costruzione e poi informatica. Disegno tecnico, avete sentito? Cosa vuol dire disegno tecnico secondo voi? Imparare a usare bene cosa? Compasso può essere, ma anche e soprattutto a livello avrete la squadra, giusto? E bisogna essere molto precisi. Sì. E il computer anche, ma è un'altra cosa. Il computer è informatica, anche se poi il voto è unico, tecnologia e informatica insieme. Anche loro. Immagino, sì. Dimmi. Quanti libri avremo? È un bel numero. Però usiamo. Aspetta che vado da loro che ti spiegano come funziona.